Mister Chiappino, abbiamo visto i ragazzi uscire oggi stanchi, ma tutti sorridenti, felici, hanno fatto il loro bagno in piscina. Due allenamenti di due ore belle intense oggi. E siamo qui alle spalle, c'è Tavarone, il centro sportivo dove state portando avanti il vostro ritiro per la prossima stagione sportiva. Che squadra primavera sta venendo fuori? Ma adesso siamo ancora in fase di costruzione, ovviamente. Rispetto all'anno scorso sono andati via dei giocatori, ne sono arrivati altri. Quest'anno ci sono dei ragazzi che noi conosciamo bene perché hanno fatto gran parte della loro attività sportiva con noi. Niente, si tratta solo adesso di lavorare, mettere a posto alcune cose, riprendere un po' di fiducia, perché è innegabile che quelli che sono rimasti dall'anno scorso qualche scoria se la possono portare dietro. Sono rimasti 5 fuori quota, soprattutto Piccardo, Bianchi e penso anche ad Acuña, che ieri hanno vissuto la stagione scorsa, e come diceva lei qualche scoria possono portarla, però ho visto un gruppo che mi sembra molto coeso in campo, e sono ragazzi di tutte le nazionalità, però la comunicazione in campo con lei mi sembra che sia sempre semplicissima, si arriva sempre diretti a quelli che sono gli obiettivi che i ragazzi devono centrare. Certo, io voglio che i nostri ragazzi siano, come posso dire, anche fra di loro, no? Abbiano questa capacità di comunicare. Ci sono degli stranieri, gli stranieri devono imparare a parlare l'italiano, a capire l'italiano, perché quando c'è bisogno di comunicare con loro in campo la comunicazione deve essere diretta, deve essere veloce. Non si può pensare di stare a pensare di parlare in inglese, in francese, in spagnolo. No, loro sono venuti a giocare in Italia, è giusto che imparino l'italiano, perché se noi dovessimo andare a fare un'attività in qualsiasi paese straniero dobbiamo imparare noi a comunicare con loro nella loro lingua. È questo che loro devono imparare a fare, e devo dire che i ragazzi mi stanno dando una mano, perché sanno che con determinati giocatori, per esempio con Cleonise, devono parlargli solo in italiano, perché lui è già un anno che è con noi e deve imparare a parlare l'italiano, non può non parlare l'italiano. Soprattutto i termini tecnici che oggi lei ha usato parecchio, perché avete lavorato su più obiettivi, adesso non li stiamo a svelare, però è stato un lavoro mirato oltre che atletico. Avevo una curiosità, sono tornati tanti ragazzi dell'Under 17 di due stagioni fa, un Under 17 che noi siamo riusciti a seguire, abbiamo avuto la fortuna di seguire, perché a Zingonia uscì dominando la partita, ce lo ricordiamo bene tutti. Penso a Maltesi, penso a Serpe che torna dall'Inter. È un altro zoccolo duro che si va a formare e innestare su quello della primavera e di quei giocatori che rimangono dall'anno scorso. È importante anche questo, ragazzi che sanno bene cosa vuol dire vestire la maglia. Assolutamente sì, questa per noi era un'esigenza, era una priorità. Non dimentichiamo che in questo gruppo c'era anche Verona, che l'anno scorso, e quella famosa partita di Zingonia, non giocò perché non stava bene, però è 3 anni che è con noi, perciò anche lui fa parte di un gruppo, no? È rientrato Piccardo dal prestito dell'Albissola, che è cresciuto con noi, 9 anni che è con noi. Per noi è importante avere i ragazzi dentro alla squadra che possano trasmettere agli altri quello che intendiamo noi, cioè il nostro modo di lavorare, il nostro modo di rendere partecipi alla vita della società. Questo è importante, cioè loro si devono sentire parte integrante di un gruppo, perciò devono vivere la nostra società a 360 gradi, cioè non va bene che arrivino al campo, finalmente van via o fai una partita e il loro stato d'animo sia lo stesso sia che tu abbia vinto o meno la partita. No, devono sentire proprio la necessità e il peso di portare una maglia così importante addosso, perché la maglia del Genoa è una maglia importante e loro devono avere rispetto di questa. Ultima domanda, che campionato primavera sarà il Primavera 1 dell'anno prossimo? È un campionato tosto, perché diventa ancora più complicato, perché con i 5 fuori quota diventa davvero quasi una seconda squadra. Tranne la Juventus che fa l'Under 23, le seconde squadre per le altre società sono la squadra Primavera, quelle che partecipano al campionato Primavera 1, e i 5 fuori quota sono davvero tanti, perché sono quasi il 50% della squadra, e diventa davvero un campionato difficile. Noi abbiamo pensato di tenere con noi fra i fuori quota 2 ragazzi
che sono cresciuti con noi, che sono tanti anni che sono con noi, e perché abbiamo bisogno che loro davvero spronino tutti gli altri. Poi hanno, ovviamente, io quest'anno ho detto a loro che quelli che sono rimasti l'anno scorso devono avere un senso di rivalsa, di rivincita, di dimostrare che quello che è successo l'anno scorso è un incidente di percorso che può capitare, però sono stati fatti degli errori e devono dimostrare che hanno imparato dagli errori, perciò hanno la possibilità di rifarsi. E tutti i nuovi, compreso il sottoscritto, anche se tanti anni che è lì, e tutti quelli che siamo arrivati da sotto, devono dimostrare che la società ha fatto bene a scegliere noi. Perciò per tutti noi diventa un campionato davvero importante. E allora in bocca al lupo, mister. Crepi, grazie.